nel cuore del Canavese, a pochi chilometri da Ivrea e all'interno della città metropolitana di Torino, sorge il comune di Valperga. Un viaggio affascinante in un territorio tranquillo e verdeggiante, fra terre coltivate e dimore di ricchi signori. Valperga è un paese di 3.100 abitanti che ha una storia secolare, che è facilmente raggiungibile dai caselli autostradali di Ivrea e di San Giorgio, dista 40 km a nord da Torino e 25 km ad ovest di Ivrea. Il toponimo di Valperga ci rivela una storia antica e stratificata che racconta di un territorio occupato sin dai tempi dei Romani. L'antica radice celtica Vald, selva, si sposa con il Burgundo, Berg, monte. Era così che Valperga appariva ai viaggiatori. Il borgo, dall'alto del suo poggio, dominava la pianura silvestre. Fu luogo di vestigie romane. Qui vicino a noi fu ritrovata negli anni Ottanta un insediamento romano. Vi sono state poi presenze longobarde. Ha una importante storia medievale in quanto il castello fu sede dei conti di Valperga. Il castello dei Conti di Valperga, un'oasi di pace da cui si gode un'eccezionale vista dell'abitato sottostante, nacque come fortificazione tra l'XI e il XII secolo. Nei decenni a seguire fu interessato da rimaneggiamenti, divenendo residenza signorile attorno al XV secolo. Gli stemmi nobiliari adornano l'imponente facciata, a ricordo delle alleanze matrimoniali. Mentre gli antichi bastioni svettano nella parte posteriore della solida struttura. Il monumentale scalone d'ingresso, realizzato nel 1890, in occasione del matrimonio di una delle discendenti della famiglia Valperga, ci conduce all'interno del maestoso edificio. Qui ci attendono stanze dai ricchi soffitti cassettonati e meravigliosi affreschi prospettici che ci accompagnano in luoghi fiabeschi. Degna di nota, per la ricchezza decorativa, è l'antica sala d'armi, oggi cappella del castello. Il viaggio alla scoperta dei luoghi d'arte e di storia di Valperga ci porta nella chiesa dedicata a San Giorgio, a pochi passi dal castello. Con la fondazione dell'associazione nel 96, così ha preso vigore in me questa voglia di andare un pochino alle origini della storia di questa chiesa. Cercando di mettere insieme i pezzi mi sono imbattuto in alcune difficoltà, soprattutto nel localizzare temporalmente alcuni personaggi che sono rappresentati in questa chiesa, no? E questo mi ha spinto a iniziare una ricerca genealogica della famiglia Valperga, ma non solo, anche delle famiglie che poi sono subentrate ai Valperga perché alcuni rami si sono estinti. La chiesa sorge a ridosso del circolare sepolcreto e venne probabilmente edificata sui resti di una preesistente costruzione romanica, per poi essere ampliata ad opera dei Conti Valperga a partire dal 1200.
L'importanza, tra l'altro, di questa chiesa è che ha continuato la sua vita di parrocchia ben oltre gli affreschi del 400. Infatti troviamo delle cappelle barocche e siamo già nel 500-600, sono subito stati interpretati come di grande valore negli anni 30 del Novecento, e in particolare abbiamo alcune rappresentazioni della Passione di Cristo. Poi abbiamo tutta una serie di cicli che riguardano invece la vita di Cristo come parola viva, la parola poi scritta, che è quella dei Vangeli, quindi gli evangelisti. E poi abbiamo la parola interpretata, che è quella appunto dei padri della Chiesa. Oltre a queste cose legate direttamente alla vita di Cristo, ci sono delle rappresentazioni della vita dei santi. Nel 400 appariva ai fedeli completamente ricoperta da affreschi. Di questi se ne conserva all'interno della sacrestia l'Adorazione dei Magi. L'antica parete esterna decorata, ora inglobata nell'edificio, conserva al centro un bellissimo rosone. L'importanza artistica del monumento, adornato di particolarissime decorazioni, completamente realizzate in cotto, era ben nota e riconosciuta nella seconda metà dell'Ottocento, tanto che il grande architetto d'Andrade la prese a modello per realizzare una parte della facciata della chiesa del borgo medievale di Torino. Percorrendo la stradina lastricata in ciottoli, si scende nell'abitato contemporaneo di Valperga. A dominarlo, l'imponente scenografico campanile della chiesa comparrocchiale della Santissima Trinità. Espressione dell'estro settecentesco, il campanile in mattoni svetta sull'abitato con i suoi 69 metri e accoglie tra le sue mura un particolare sistema di scale in cui si ammira un volo inconsueto, ovvero un'installazione in maiolica smaltata della ceramista Maria Teresa Rosa. L'interno della chiesa della Santissima Trinità, scandito in tre navate e cappelle laterali, accoglie tra le altre opere d'arte due particolari tele dipinte, opere del pittore Felice Barucco. Felice Barucco è uno degli artisti più importanti sicuramente del nostro paese. Si è trasferito da Torino, dove è nato nel 1830, qui da noi nel 1884. Ritrattista di Casa Savoia, Barucco iniziò a Valperga a realizzare i suoi raffinati affreschi. È stato lui un sostenitore della costruzione del teatro, che era proprio in quegli anni si stava realizzando. Ha avuto proprio il desiderio di partecipare alla vita sociale e l'ha fatto proprio anche con degli esempi e delle prove concrete. E per questo è stato anche molto apprezzato dalle persone che l'hanno conosciuto. Tant'è vero che gli anziani, quelli che ancora avevano ricordo di lui, lo chiamavano il profeta, proprio per il rimando a una lunetta che c'è nella chiesa di Valperga, che è un suo dipinto, dove lui pare si sia autoritratto come il profeta Baruch. Il teatro è intitolato alla memoria di Eugenio Fernandi, tenore fra i più dotati che la scuola italiana abbia prodotto nel dopoguerra. Fernandi, prima di raccogliere successi in giro per tutto il mondo, visse la sua giovinezza a Valperga e le sue spoglie riposano nel cimitero comunale accanto alla tomba dell'adorata mamma. Piccolo gioiello d'arte a Valperga è la pinacoteca dedicata al pittore, allestita nel Palazzo Municipale. La galleria rappresenta uno dei punti fermi del percorso turistico.
gioiello d'arte sacra del comprensorio valperghese, e il Sacro Monte di Belmonte, patrimonio mondiale UNESCO. Il santuario, di cui si hanno notizie storicamente attendibili sin dal XII secolo, è retto dai frati francescani dal 1602. La tradizione dei Sacri Monti, custodita specialmente dai francescani, dapprima in ambito lombardo, proponeva non solo l'illustrazione iconografica della vita di Cristo, ma anche la tessitura, in un contesto naturale, di un percorso di elevazione morale che culminava tappa dopo tappa con l'arrivo al santuario. Collocato diametralmente al di sopra del centro abitato, il Sacro Monte di Belmonte comprende il santuario dedicato alla devozione popolare alla Madonna, di origine medievale. Secondo la leggenda, la costruzione del santuario avvenne nel 1016, dopo un'apparizione mariana, di cui fu testimone Arduino di Vrea, re d'Italia. Al suo interno, ancora una volta, troviamo il protagonista dell'arte valperghese, il barucco, con il miracolo dell'oscurità, e i francescani entrano a Belmonte, gli angeli con cartiglio, e l'opera dedicata al Santo Francesco. Questo nostro paese è da visitare perché vi sono importanti monumenti, si può visitare la chiesa di San Giorgio, il castello e raggiungere il Sacro Monte di Belmonte, che è patrimonio UNESCO insieme agli altri Sacri Monti, facendo una passeggiata straordinaria in mezzo al verde e ricordando i pellegrinaggi che ci sono stati nei secoli in questo paese e che continuano a essere meta di visitatori, camminatori e persone che vogliono passare nel verde in totale relax una giornata assolutamente piacevole. Eccoci arrivati al termine di un viaggio costellato di bellezze dal fascino antico. La cittadina di Valperga vi aspetta, pronta a regalarvi emozioni uniche.